Ciao a tutti, ben trovati, un nuovo appuntamento con Leggere che passione e oggi sono davvero contenta di presentarvi un libro che è una scoperta recentissima. È questo, Benedetta parola, la rivincita del tempo, autore Ivano Dionigi. Un libro che è piccolino ma è ricchissimo e bellissimo e per chi è innamorato come me della parola, del linguaggio, è davvero una bellissima scoperta e anche un ritornare su temi che sono stati studiati magari in tempi passati. La parola come farmaco, così come diceva Heidegger, la parola come logos, così come abbiamo imparato con i classici, con la filosofia greca. E l'autore Ivano Dionigi davvero fa un percorso particolare, unico, bellissimo, fino ai giorni nostri, per raccontare che oggi come oggi la parola, il modo di parlare è quasi edulcorato e quindi abbiamo poco tempo, tanta fretta, non ascoltiamo e parliamo male. Ma per capirne qualcosa di più di questo piccolo libro che davvero vi invito a leggere, andiamo ad ascoltare questa intervista all'autore realizzata per noi da Monsignor Bruno Fasani. Lei recentemente ha scritto un libro, Benedetta parola, un libro di grande successo. Il messaggio che vuol mandare con questo libro? Il messaggio è che la parola oggi non gode di buona salute. Ma non è una novità, perché se prendiamo l'Ecclesiaste dice la parola è logora e gli uomini non possono più usarla. Quindi è un problema antico, ma noi oggi si propone in maniera drammatica, perché è paradossale. Oggi noi viviamo nell'era della comunicazione, paradossalmente abbiamo tutti i mezzi, però la comprensione è diminuita. Cos'è successo? È successo che noi confondiamo le parole con i vocaboli, perché la parola non è uno strumento, la parola non è un mezzo, la parola non è un luogo, la parola è un abisso. Perché? Perché noi siamo la parola, questo è il tema. La proprietà dell'uomo, lo diceva già Aristotele, da una parte la polis, la città, la vita associata comunitaria, e dall'altra la parola, quella che ci distingue dalle bestie. Ma possiamo fare dei salti di secoli, arrivare fino a 2000 anni, cosa dice? Chiama uomo chi possiede la propria parola. Noi a una persona possiamo togliergli tutto, il lavoro, una casa, anche gli affetti, ma sono tutte cose recuperabili finché tu non togli a una persona la parola, perché allora diventa ridotta allo stadio ferino, bestiale. La parola però, lo diceva già il principe dei sofisti, è di duplice segno, è benedetta e maledetta. Perché? Dice nell'elogio di Elena Gorgia, la parola è un farmaco. Farmaco è parola greca che vuol dire medicina e veleno. Quindi la parola è medicamentosa e velenosa. Guarisce e uccide, crea e distrugge, è simbolica, unisce ed è diabolica, divide. Sta dicendomi, scusi professore, che in qualche maniera se il mondo oggi si sta involgarendo è anche merito delle parole o delle cattive parole? È proprio questo uno dei sintomi della volgarità attuale, il cattivo uso della parola. Diceva già Platone che parlare male, oltre ad essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima, è un segno di involgarimento. Però noi oggi siamo così, ci muoviamo tra l'ignoranza e l'ipocrisia, per cui usiamo delle parole, non abbiamo il coraggio di dire la verità, usiamo delle parole truccate. Esempio, non abbiamo il coraggio di dire che questo paese in parte si regge sul lavoro nero, ora diciamo economia sommersa. Ai giovani diciamo che non c'è la disoccupazione, diciamo che il lavoro è flessibile. Sono tutte parole edulcorate e poi vengono fatti veramente dei delitti. Io ho scritto così senza ritegno che c'è uno stupro dalla parola. Sono le parole tra le più nobili, pensa alla parola dignità. L'hanno ridotta a un decreto amministrativo. La parola politica ridotta a un contratto. Il contratto è una questione privata. Quando io vendo a lei il mio appartamento facciamo un compromesso. Ma la politica è la cosa che di tutti. La dignità appartiene a tutti. E la pace, un grande valore, ridotta a condono fiscale. Noi abbiamo bisogno di un'ecologia linguistica oggi. La via di uscita da questa impasse dove la vede? La vedo anzitutto, credo che bisognerebbe recuperare la parola più potente, il silenzio. Lo dice già
Euripide nella tragedia. Parla, sei parole più forti del silenzio. Lo diceva anche Beckett, ormai la parola è stata, della parola abbiamo fatto un abuso tale per cui è arrivato il momento del silenzio. Forse per un attimo dobbiamo soppressare, dobbiamo chiedere un lungo time out, riscoprire il silenzio. Del resto il silenzio è creativo, la creazione è arrivata dal silenzio, la musica è frutto del silenzio, la nostra parola viene dal silenzio. E poi bisogna, io credo che noi possiamo riprendere questo tema usando parole e non vocaboli, perché i vocaboli, apriamo un vocabolario, quello è un ossario, sono parole morte, la parola invece è animata, e la parola è distinta dal vocabolo e anche dallo strumento. Noi confondiamo la parola col mezzo, col medium, quello è un mezzo comunicativo. Io credo che ci sia un ambito, un punto, un luogo, uno spazio, un'istituzione da cui dobbiamo ripartire, è la scuola. La politica si serve molto di parole. Quanto la parola può essere funzionale a una politica buona e quanto la parola può distruggere la politica? Guardi, lei pone una domanda interessante, che già Cicerone diceva: la parola crea un vantaggio o uno svantaggio alla Repubblica? E lui dice che quando la parola è proprietà degli eloquentes, di coloro che schierano la sapienza a fianco del ben dire, allora si redigono costituzioni, si salvano città, finiscono le guerre. Quando la parola è proprietà degli eloquenti, quando invece dice è proprietà dei disertissimi, allora è la notte della Repubblica, scoppiano le guerre, falliscono le costituzioni, crollano le città. Chi sono i disertissimi? Sono i bravi parlatori, gli abili comunitori, sono i demagoghi. Oggi perché c'è la guerra? C'è la guerra perché manca la parola della politica, questo è il tema, perché la parola oggi, la parola compie miracoli, la parola può tutto, può, la parola può provocare la guerra e distruggere e anche salvare, lo dice Elia Scanetti nella Coscienza delle parole: se io fossi davvero uno scrittore dovrei essere capace di impedire la guerra. Perché? Perché alla guerra noi arriviamo con parole su parole usate a sproposito. Ma allora dice, se facciamo il percorso inverso, a ritroso, se noi usassimo delle parole sane, giuste, fondate, medicamentose e non velenose, dovremmo allora impedire. Se la guerra è stata fatta a suon di parole, perché negative? Perché a suon di parole positive non possiamo fare il percorso inverso? Però oggi manca la parola della politica oggi. Mi suggerisce un'ultimissima domanda, ma secondo lei la Chiesa come sta parlando? La Chiesa ha una grande occasione, ha delle praterie oggi, perché la Chiesa è depositaria del Verbo, del Logos, tra l'altro di questa parola miracolosa greca, perché lì proprio il pensiero è parola, è il pensiero che abita la parola. E allora credo che la Chiesa ha due problemi oggi. Uno, che ha un clero non colto, credo. E secondo, poi, anche qui, oltre alle parole, conta, credo, la testimonianza. Il libro, come avete visto, è stato presentato qualche giorno fa in Biblioteca Capitolare, è edito Il Mulino, e ancora una volta torno a consigliarvelo, perché davvero è un percorso che ci farà riflettere, che ci fa davvero riflettere sulla parola che tende il filo ininterrotto del tempo, scrive, che tiene insieme la memoria dei padri e il destino dei figli. Ma per questo appuntamento di Leggere che Passione i consigli non sono finiti qui. Ho pensato di consigliarvi altri due piccoli libri che parlano di un grandissimo uomo, Giovanni Paolo I, Papa Luciani. Nel libro di Patrizia Luciani, una giornalista omonima proprio del Papa, si parla dell'operaio aderito alla sua mercede. Quindi qui si raccontano tutti gli interventi che prima da vescovo, poi da patriarca e poi ancora da papa Giovanni Paolo I ha fatto in materia proprio di lavoro. Pensate, negli anni 60-70 i cattolici, i sacerdoti, i laici che si occupavano di tematiche di lavoro erano chiamati i pesci rossi nell'acqua santa.
E quindi da questa immagine l'autrice parte per raccontare tutto quello che lui aveva, tutto quello che Papa Luciani ha fatto, ha pensato, ha scritto, ha detto riguardo le tematiche del lavoro, tematiche tra l'altro sempre davvero attuali. L'altro libro che insieme al precedente può essere un'altra bellissima lettura che ci racconta l'attualità del messaggio di Papa Luciani che stiamo riscoprendo proprio in questi mesi è di Davide Fiocco, Tracce di attualità, Giovanni Paolo I tra ieri e oggi, perché quello che lui ha scritto, quello che lui ha detto, nonostante il pontificato molto breve, ma con tutta la sua esperienza di uomo di chiesa, è davvero un unicum che va riscoperto perché è talmente attuale che ancora oggi può portare insegnamento. Entrambi i due libri sono delle edizioni Messaggero di Padova ed entrambi ci fanno riscoprire il messaggio di Papa Luciani anche attualizzato nel territorio da cui lui è nato e da dove è partito, quindi il Bellunese e poi il suo Veneto. Con queste tre proposte oggi vado a chiudere questo appuntamento di Leggere che passione, buona lettura come sempre e noi ci vediamo la settimana prossima.